In un connubio perfetto tra il ruolo di direzione etica della società da parte del Rotary Reggio Calabria Est e quello pratico di intervento su di essa aspettante alla protezione civile, si è svolta la cerimonia di riconoscimento dei meriti di quest'ultima riservati dalla stessa associazione di imprenditori e professionisti. Luogo dell'evento è il pronto soccorso dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. È la presidente del Rotary, Daniela Labbate, a sottolineare l'importanza di quei piccoli gesti di affetto che hanno fatto la differenza durante la pandemia. Con il riconoscimento e la giornata di oggi si realizza anche, diciamo, uno sposalizio tra il prestigio del Rotary e il pragmatismo della protezione civile. Sì, assolutamente sì. Oggi vogliamo dare spazio e voce al servizio, a tutte quelle realtà che fanno parte dell'associazione della società civile e che, come Rotary, al pari appunto dei volontari della protezione civile, sono quotidianamente impegnati nel servizio al territorio. Un servizio che è disinteressato, costante e appassionato. E oggi vogliamo appunto dare questo riconoscimento perché in questo lungo anno di pandemia, come il Rotary, anche i volontari della protezione civile sono stati costantemente impegnati per arginare gli effetti collaterali dell'emergenza pandemica, supportando la comunità, direttamente i cittadini, in tutti quei bisogni anche più invisibili ai quali non può arrivare le istituzioni, non può arrivare lo Stato. E lì è fondamentale l'intervento della mano silenziosa del volontariato, di tutti i club service, di tutte le associazioni che sono impegnate a vario titolo nel territorio. Ringrazia il presidente della Protezione Civile Antonio Spinella, ricordando tutti gli interventi a sostegno della popolazione. Come è stato gestito questo difficile momento? Allora, questo difficile momento è stato gestito con forte sinergia tra tante associazioni che sono presenti anche qua nel piano vaccinale. Voglio fare un ringraziamento alla mia associazione che mi è stata sempre accanto con i miei volontari. Un ringraziamento va a chi ha creduto in me, la mia famiglia, i miei amici, sono stati sempre accanto a me a sostenermi. Tutte le persone che sono state affette da Covid o sono state in quarantena, abbiamo prestato servizio anche con un semplice sorriso. Un'altra attività importante è quella che stiamo svolgendo già da un anno, è quella del banco alimentare, dove diamo sostegno a 170 famiglie del nostro paese. Questa pandemia è servita anche, diciamo, ad aprire i cuori di molte persone e speriamo anche in un mondo migliore, perché il volontariato è veramente il cuore pulsante di un paese e di tutta la collettività. La politica non si fa attendere con il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che riconosce un occhio sempre aperto e attento verso i cittadini, specie quelli in difficoltà. Sindaco, qual è lo sguardo della politica rispetto alla gestione della pandemia, soprattutto per le fasce più in difficoltà e per le zone più isolate del nostro territorio? Uno sguardo di grande attenzione, uno sguardo di grande concentrazione, ma anche uno sguardo di piena consapevolezza che soprattutto ancora di più in questa fase vaccinale è importante da un lato la sinergia istituzionale, e adesso possiamo dire che con il commissario Longo, con il direttore Scaffidi, insomma con tutti i vertici, anche come di consueto peraltro, del grande ospedale metropolitano, questa sinergia è ampiamente confermata e si rafforza, ma anche con la consapevolezza che è importante anche in questa fase l'aiuto, il dialogo e la concertazione con le associazioni, con il volontariato, con i club service, insomma con tutto quel mondo che in maniera spontanea, disinteressata, per amore del proprio territorio, dà una mano a questi percorsi. Lo abbiamo visto nella fase della pandemia, lo abbiamo visto durante il lockdown, lo stiamo vedendo anche adesso, ecco perché è meritoria l'iniziativa del Rotary. Ringrazio la presidente Daniela Labbate per questo riconoscimento all'associazione Stella Maris per tutto quello che ha fatto a Melito durante la prima fase del Covid e per quell'aiuto che sta dando anche adesso all'ospedale nella fase della vaccinazione. E da sindaco metropolitano ho voluto fortemente essere qui perché le istituzioni non devono dare mai
per scontato tutto quello che è il lavoro che si effettua in maniera spontanea e disinteressata da parte delle associazioni. E nei fatti, come devono agire i comuni più piccoli per sopperire alle carenze in ambito sanitario, ce lo spiega il sindaco Pierpaolo Zavettieri. Sindaco, le realtà periferiche sono quelle più deboli nell'affrontare la pandemia. Come si sono organizzate in questo periodo? Sì, è una fotografia che fa lei sulla debolezza delle realtà periferiche, altrimenti diciamo la densità abitativa, la popolazione, quindi sarebbe un vantaggio per affrontare la pandemia, perché ovviamente più si sta allarghi e maggiore è la difesa dal virus. Noi però stiamo, come associazione dei comuni dell'area grecanica, stiamo affrontando il problema anche con l'ASP. Io per coincidenza sono componente della conferenza dei sindaci in seno all'ASP, che si riunirà il giorno 1 giugno per discutere dell'atto aziendale, del redigendo, dell'approvando atto aziendale, che è lo strumento per cui attraverso il quale sarà disciplinata la sanità nella provincia di Reggio Calabria. Le periferie hanno le difficoltà che sono legate alla mancanza di personale in queste strutture che le ho nominato, nonché anche le difficoltà derivanti dalla carenza della sanità territoriale, perché i cittadini pensano che l'ospedale sia tutta la sanità pubblica, ma invece c'è anche la sanità del territorio. Noi chiediamo per la Calabria un'attenzione particolare, che deve essere assolutamente sovvertita rispetto al livello sin qui sostenuto. Noi abbiamo un trasferimento di fondi per l'istruzione, per la sanità, per le politiche sociali che è infinitamente inferiore rispetto alle regioni del nord. Questo, diciamo, abbattimento di costi da un lato e l'acquisizione di altri fondi dall'altro potrebbe essere la soluzione, diciamo, in assoluto migliore. Quello che lamentiamo noi come associazione dei comuni, ma questo è un dibattito che ormai è più largo a livello di amministratori del sud, è quello di essere ormai abbandonati dal livello nazionale, cioè l'agenda di governo ha scaricato la Calabria e il Mezzogiorno ormai da 20-30 anni, quindi chiediamo un'inversione di tendenza soprattutto a ridosso dei fondi straordinari dell'Europa, il Recovery Plan e altre misure che, insomma, in questo periodo stanno portando a indebitare le famiglie calabresi al pari di quelle lombarde, solo che mentre lì ci sono di fatto le risposte e ci saranno altre risposte, qui da noi sembrerebbe, diciamo, anche in fase di programmazione non esserci. E ricordo e concludo che il 70% dei fondi che sono destinati attraverso il recovery dovrebbe per l'Europa essere speso al sud. Qui stiamo si esulta per aver ottenuto circa il 40% che poi non sappiamo se saremo in grado addirittura di spendere. Quindi siamo partiti da una domanda semplice e le ho fatto uno spaccato, diciamo, un po' più ampio, che è il mio pensiero, ma ovviamente disponibile ad approfondire quando avrete voglia. Grazie.